Bene ragazzi, eccoci in questo nuovo video. Oggi, come vi ho promesso qualche video fa, andiamo ad approfondire il discorso su Basecamp. In realtà non lo approfondiamo, ma lo iniziamo oggi con questa serie dedicata di video. Andremo a fare un tutorial passo passo da come si installa Basecamp a come si creano tutti i percorsi e tutte le sue varie sfaccettature. Sarà un video pieno di informazioni, quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito dopo la sigla. Come prima cosa bisogna scaricare il programma Basecamp. Basecamp è un programma offerto gratuitamente da Garmin, quindi la prima cosa in assoluto da fare è andare sul sito di Garmin, andare su Outdoor, dopodiché Basecamp e scendendo verso il basso arriviamo alla finestra dove possiamo scaricarlo. Qui già abbiamo la prima scelta da fare, infatti dobbiamo scegliere se scaricarlo per Mac o per Windows. In questo tutorial, dato che io utilizzo Mac e che per Windows ci sono già un'infinità di video su YouTube, andremo a scaricare e installare software per Mac. Andiamo quindi a cliccare su Scarica ora, inizializziamo il download tramite questo pulsante blu e dopodiché ci si aprirà una finestra di guida passo passo all'installazione. È molto semplice, adesso non lo sto a fare perché io appunto l'ho già installato, ma comunque vi basterà seguire i semplici passaggi che sono suggeriti dal programma di installazione e non avrete sicuramente nessun tipo di problema. Una volta scaricato Basecamp, questo è quello che dovreste avere anche voi sul vostro schermo. Non dovete fare altro che aprire il programma e in un attimo siete dentro. In questa parte probabilmente voi avrete tutto bianco, questo perché io avevo già connesso il mio Garmin, avevo già smanettato un pochettino e quindi ovviamente il programma è già stato utilizzato. Ma non vi preoccupate, ci arriveremo anche a questo. Questa finestra invece la potrete chiudere, perché comunque è solo un'interfaccia che se serve si può anche richiamare più avanti. E finalmente quello che abbiamo è la nostra mappa. Come vedete però le strade non sono per niente dettagliate. Anzi, sono totalmente scarne perché sono rappresentate soltanto le arterie principali, proprio in modo grossolano. E quindi utilizzare Basecamp in questo modo è pressoché impossibile e soprattutto inutile. Quello che dobbiamo fare adesso, quindi, è andare a caricare su Basecamp una mappa. Qui avete due strade. La prima è connettere con il cavettino in dotazione il vostro apparecchio Garmin al computer. In questo modo Basecamp lo rileva e utilizzerà la mappa installata sul vostro dispositivo come base su cui lavorare e quindi la vedrete visualizzata sullo schermo. Io ho provato a lavorare in questo modo, però devo essere sincero, mi risultava un pochettino scomodo. Questo perché ovviamente la mappa non è installata direttamente nel programma, ma è sul dispositivo e quindi il passaggio di dati ovviamente non è così istantaneo come se fosse installata sul computer. E quindi io sinceramente vi consiglio la seconda opzione. La seconda opzione consiste nel scaricare una mappa da internet e installarla direttamente su Basecamp. In questo modo potrete scegliere la mappa che più vi piace in base all'attività, in base a quello che dovete fare, la mappa più adatta a voi. E di conseguenza, come vi dicevo prima, anche il trasferimento dei dati sarà nettamente più veloce. Quindi andiamo a scaricare la mappa. Prima di tutto andiamo a chiudere Basecamp perché tanto poi andrà riavviato per far sì che l'installazione delle mappe sia effettiva. E una volta chiuso andiamo su Google. Nella barra di ricerca andiamo a inserire il sito da cui scaricheremo le mappe, ovvero OpenMTB Map. Eccolo qua. Ad ogni modo non vi preoccupate perché in descrizione vi lascerò tutti i link, sia per scaricare Basecamp, sia per scaricare le mappe e tutto il resto che vedremo anche più tardi. Una volta entrati nel sito, come vedete abbiamo diverse schede, ma quello che interessa a noi è Map Download. Scendendo possiamo vedere che abbiamo Windows Linux Map Download e i possessori di Windows saranno felici perché per loro le mappe sono gratuite. Mentre invece per chi possiede un Mac le mappe le dovrà pagare. Scendendo infatti troviamo Premium Mac OS X Map Download ed è qui che si scaricano le mappe relative appunto a Mac. In questa prima schermata ci sono istruzioni su come scaricarle, ma è per questo che state guardando il video, perché voi non volete leggere queste istruzioni e quindi passiamo allo step successivo. Dovete adesso scegliere se scaricare mappe Unicode o non Unicode.
La differenza sta in base al tipo di dispositivo che avete. Dovrete sempre scaricare mappe Unicode a meno che il vostro dispositivo sia uno di questi. Se voi possedete uno di questi dispositivi, allora dovrete scaricare mappe non Unicode, altrimenti sono sempre Unicode. Nel mio caso dovrò scaricare mappe Unicode e andiamo su mappe standard. Open Mountain Bike Map. E qui abbiamo la suddivisione per paesi, per zone, per aree geografiche e quindi possiamo scegliere la mappa che più ci interessa. Come vedete sono veramente tantissime e probabilmente il fatto che per me che siano a pagamento, penso io, ma non ne sono sicuro perché magari sono più difficili da creare, ci vuole più lavoro e quindi magari questo è il motivo per cui sono state messe a pagamento, non lo so. Ad ogni modo tenete a mente che più l'area geografica è grossa, i dati che ci sono all'interno saranno esponenzialmente maggiori, quindi mappe grosse occuperanno veramente tanta memoria sul vostro computer. Quindi prima di scaricarle tutte perché volete avere tutte le mappe, secondo me è buona norma tenere a mente cosa veramente ci serve. Io ho già scaricato quella dell'Italia che è già abbastanza capiente come dimensioni. Quindi adesso per far tutto più velocemente vado a scaricare quella della Svizzera che ha sicuramente meno dati da caricare. Per scaricarle basta cliccare sulla mappa che ci interessa. E come vi dicevo prima, essendo mappe per Mac, è arrivato il momento di pagare. Ci sono diversi tipi di sottoscrizione che potete effettuare. Potete decidere di abbonarvi, quindi voi pagate 20 euro il primo anno e poi 15 euro vi verranno scalati in automatico dal vostro conto tutti gli anni successivi per sempre. Altrimenti, come vedete cliccando su questa finestra, potete decidere per quanti anni abbonarvi e ovviamente più è il numero degli anni, maggiore è lo sconto che avrete. Io, in tutta sincerità, vi dico che ho fatto quello di un anno, ho pagato 20 euro, anche perché comunque io in quest'anno di tempo, volendo, posso scaricare anche tutte le mappe che ci sono nel sito. Quindi in realtà io non vedo il senso di abbonarsi per 2, 3, 4 anni di seguito. Sì, è vero, le mappe in futuro verranno aggiornate perché le strade, le nostre città sono in continuo evoluzione. Però secondo me abbonarsi adesso per i prossimi 8 anni o a vita mi sembra eccessivo. Comunque ognuno fa le proprie scelte e fate come preferite. Una volta selezionato il tipo di pagamento che volete fare, potete scegliere se pagare con PayPal, con bonifico, con carta di credito. Scegliete quello che volete, effettuate il vostro pagamento. Riceverete subito due mail, una con la fattura e un'altra come questa, in cui vi dirà che il vostro pagamento è andato a buon fine, ma la cosa importante è che in quell'email riceverete anche un link su cui cliccare e sarà il collegamento per andare a creare il vostro account. In questo modo avrete le credenziali che testimonieranno il fatto che appunto avete effettuato il pagamento e quindi potrete scaricare tutte le mappe. Una volta che avrete ottenuto le vostre credenziali, possiamo tornare su Open Mountain Bike Map ed andando a inserire in questa zona le nostre credenziali, appunto, clicchiamo su Login e come vedete il download della vostra mappa si avviene automatico. Bene, abbiamo scaricato Basecamp, abbiamo pagato le nostre mappe, siamo riusciti a scaricarla e adesso ovviamente penserete che siamo pronti per iniziare a smanettare su Basecamp. No, purtroppo no. Questo perché quando abbiamo scaricato la nostra mappa è stata scaricata in questo file zippato, in questo file compresso e troviamo la mappa nella cartella download come .7z. Questo file si è aperto con Windows, non dà nessun problema. Per Mac però bisogna scaricare un'applicazione che ci consenta di aprirlo, altrimenti siamo bloccati. Quindi niente paura, basta andare sull'App Store, cercare l'applicazione The Anarchiver. Ed eccola qua, basterà scaricarla e in un attimo potremo avere accesso alle mappe. Non vi preoccupate perché anche di questo troverete il link in descrizione. Una volta scaricato The Anarchiver, basterà fare doppio clic sul nostro file e come vedete Anarchiver estrarrà le nostre mappe da questa cartella compressa. Adesso ci siamo. Una volta estratto avremo un file in formato .gmappy appena sotto la nostra cartella compressa. Andiamo a fare doppio clic e Map Manager, che è una funzione di Basecamp, ci chiederà se vogliamo davvero installare questa mappa, ovvero Mountain Bike Svizzera, su Basecamp. Noi clicchiamo su Installa, andiamo a chiudere questa finestra e
E come vedete abbiamo questa finestra di dialogo in cui è andata ad aggiungersi questa mappa relativa alla Svizzera in aggiunta a quella che già avevo scaricato in precedenza dell'Italia. Queste due sono le mappe che io per ora ho installato su Basecamp e che quindi possono essere visualizzate. Per farlo andiamo a riaprire Basecamp, doppio clic sull'icona, chiudiamo questa solita finestra che appare all'avvio del programma e andando a cliccare su mappe, come vedete abbiamo mappa Italia e mappa della Svizzera e sono le due che appunto abbiamo installato. In questo caso andiamo ad aprire Svizzera. Ed ecco la nostra mappa. In questo pannello qua sotto avete delle funzioni sia di spostamento, sia di zoom, ma soprattutto di dettaglio della mappa. In questo modo potete andare a selezionare quanto volete che sia dettagliata per aggiungere o eliminare dettagli che magari possono in determinate situazioni esservi utili e in altre invece essere solo confusionari. Per quanto riguarda il livello di dettagli, il mio consiglio è di tenerli il minore possibile. Ovviamente che vi diano il modo di vedere i sentieri, ma che non sia troppo confusionario. Perché, come vedete in questo caso, i dettagli sono tantissimi, quindi magari scegliere il sentiero da percorrere in questo caso sarebbe veramente complicato perché non si riesce a vedere. Quindi io abbasserei decisamente i dettagli in modo da capire bene come sono le strade, com'è la quota. Poi eventualmente, se mi dovessi avvicinare per sapere qualcosa di più di una zona nello specifico, allora in quel caso andrei ad aumentare i dettagli per avere più informazioni. Lavorando in questo modo, anche il computer dovrà elaborare meno informazioni e quindi il caricamento della mappa sarà ovviamente più veloce. Specialmente se purtroppo non avete l'ultimo computer top di gamma appena uscito. Ovviamente quando avete installate più mappe potete tranquillamente switchare da una all'altra, sempre dal menu mappe, andando a cliccare ovviamente sull'altra mappa che non è attiva in questo momento. In questo caso ho caricato adesso la cartina dell'Italia e come vedete anche qui avvicinandosi i dettagli sono veramente molto numerosi. Penso che per questo video abbia già detto un sacco di informazioni e quindi lo chiuderei qua. Mi raccomando, se avete domande specifiche, scrivetemi qua sotto nei commenti in modo tale che nei prossimi video, andando avanti con il tutorial, possa già rispondere alle vostre domande. In questo modo spero di esservi il più utile possibile e spero di riuscire a fare una playlist fatta bene come si deve, in modo tale che sia utile a più persone possibili. Quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!